Ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io mi chiamo Giuseppe, faccio il cuoco di professione e voglio condividere la mia passione per la cucina con voi. Quindi vi ringrazio per essere sul mio canale e partiamo subito con i video. Ciao ragazzi, oggi prepareremo le uova in camicia. Come vedete, ho messo una pentola di coccio con acqua fredda sul fuoco. Io uso la pentola di coccio perché a me piace quando possibile cuocere nel coccio, però voi potete usare qualsiasi tipo di pentola, tanto c'è l'acqua, problemi non ce ne sono. Ecco cosa ci serve. Ci serve un pomodoro, una carotina, proprio una fettina di cipolla tritata e un gambo di sedano. Andiamo a mettere tutto a freddo nell'acqua, poi aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, copriamo e portiamo a bollore. Da quando bolle prendiamo 10 minuti di tempo, facciamo cuocere un attimino, poi andremo a salare e a immergere le nostre uova. Allora ragazzi, il nostro brodo ha bollito per 10 minuti circa. Ora non dobbiamo fare altro, queste sono le dosi per 3 persone: prendere 6 uova sgusciate e versarle all'interno della pentola, poi coprire. Da quando bolle prendiamo 10 minuti e le uova saranno pronte, ovviamente saranno sode. Se casomai a voi piacciono, diciamo, con una consistenza più morbida, bastano da quando bolle 2 minuti e il tuorlo rimarrà morbido all'interno, quindi sarà fluido. Ok ragazzi, le nostre uova in camicia sono pronte, io l'ho accompagnato con un'insalatina di campo. Alla prossima.